Ciao a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, video per difendere un ragazzo, il nostro tesserato, che nel post partita di Fiorentina-Milan è stato oggetto di qualcosa che va ben oltre l'aspetto calcistico, qualcosa che oserei definire quasi una piaga sociale. Ma insomma, prima di cominciare, ragazzi, però gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e il mio personale, dove condivido altre notizie del Milan. E in più vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com con notizie, interviste, foto, video, tutto ciò che riguarda il fantastico mondo del Milan. Allora ragazzi, oggi ripeto il video, ci facciamo seri. Quando si tratta di una persona e non più di un calciatore, stiamo parlando di Matteo Gabbia, il quale nel post partita di Fiorentina-Milan ha praticamente ricevuto insulti, parolacce per la sua prestazione, insulti e parolacce che hanno portato anche la fidanzata di Matteo a difenderlo, come è giusto che sia, condannando questi pseudo tifosi. E niente, io dico sempre che una questione è analizzare chiaramente un calciatore per una partita, e ci sta di topparla. Ci sta a prendere un 4 in pagella per una partita non all'altezza, ci sta anche un giudizio negativo, non ci sta minimamente il fatto che gente che teoricamente ti dovrebbe supportare, ti dovrebbe tifare o al massimo fare una critica costruttiva e non distruttiva, si presenti e si prenda la briga di, ripeto, insultare, offendere oltre misura. Questa è una cosa che a noi non ci compete, non ci piace e dalla quale ci stacchiamo assolutamente, ponendo anche una sorta di scuse da parte di gente così, se può fare un po' di piacere a Gabbia, alla ragazza, è un qualcosa che ricorda anche, per esempio, quest'estate, quando verso la chiusura del mercato estivo, della sessione di mercato estiva, oggetto non erano critiche, di offese, di insulti, fu Castiglieco accusato di non voler lasciare il Milan, di aver rifiutato tutte le offerte ricevute, accusato di mettere i bastoni tra le ruote alla trattativa del Milan, il quale Samu fu costretto praticamente a chiudere tutti gli account social, perché fondamentalmente non ne poteva più, non è plausibile una cosa del genere. Questa volta è toccato al povero Matteo, che chiaramente, come una persona, come lui, una persona sensibile, una persona educata, difficilmente sarà riuscito a mantenere i nervi saldi di fronte a una cosa del genere. Chiaramente, giustamente, se la sarà presa a morte,
offeso, ripeto, perché parliamo di gente che teoricamente ti dovrebbe incitare, ti dovrebbe tifare, ti dovrebbe supportare, invece alla minima occasione ti denigra in questa maniera, non è per niente bello. Quindi oggi il nostro intento era quello di dare il nostro supporto, di dare il nostro pieno appoggio a Matteo e alla fidanzata per ciò che di increscioso è successo. Noi ci distacchiamo, lo ridico, lo scrivo, sottoscrivo e lo sottolineo. Noi ci distacchiamo da tutto ciò, non fa parte del nostro mood. Ripeto, ci può stare la critica costruttiva, ci può stare il giudizio o la pagella negativa, ma sempre deve essere sempre legato a un aspetto, ripeto, calcistico. Non si può andare ad intaccare ciò che c'è di intimamente umano legato alla persona, assolutamente no. Quindi, ragazzi, in un certo senso invito, vi esorto, vi prego a prendere anche voi le distanze da questi atteggiamenti che non fanno bene al calcio, non fanno bene anche al modo di vivere di una persona, perché parliamo di gente piena di frustrazione, di rabbia, di odio, che non fa bene, ripeto, anche ai rapporti tra le singole persone. Cioè, andiamo a finire in un altro ambito ben più grande, ben più importante del calcio. Non oso immaginare questa gente come viva la vita di tutti i giorni con questo odio, con questa rabbia repressa. Mi viene difficile, non ci voglio nemmeno provare a fare una cosa del genere. Va bene, ragazzi. Allora, faremo una storia su Instagram dove vi chiederò su quale giocatore volete un focus Milan Inside. Aspettiamo le vostre risposte e poi vi farò un video giusto appunto di analisi di focus. Io vi saluto, ragazzi, vi ricordo il like, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social qui sotto in descrizione, il sito internet www.acmilaninside.com e niente. Io vi saluto, vi ringrazio e un saluto speciale a Matteo e alla fidanzata. Forza Matteo. Ciao ragazzi, sempre forza Milan.